Grazie a te. Stasera siamo insieme per pregare insieme, perché è importante veramente pregare. È importante perché la preghiera è l'unico canale per il quale noi possiamo avere comunione con Dio e soprattutto averla direttamente, personalmente. È importante. È qualcosa di importante perché noi ultimamente ci siamo abituati a partecipare passivamente, cioè ci mettiamo così, ciò che non esiste nella parola del Signore, che si va per restare passivi, cioè una forma di chiese moderne abbiamo fatto, che andiamo per sentire però senza la partecipazione. Possiamo restare distratti, possiamo guardare il vestito della sorella vicino, a fianco, quello com'è, quell'altro com'è. Poi si resta un po' in silenzio e poi si sparla, ma più si sparla che si parla. Alla fine tutto quell'apparato che è necessario di avere un rapporto intimo col Signore, perché dimentichiamo che il nostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo e che lo Spirito Santo si deve manifestare nella nostra vita. A volte quando c'è qualcheduno che ha un poco di manifestazione in più dello Spirito Santo, diventa il personaggio da seguire. Poi il Signore si serve, grazie a Dio. Ma perché non si può servire di tutti, visto che l'abbondanza dello Spirito Santo c'è? Non dipende da Dio, perché Lui diffonde, fonde, insemina, parla. Siamo noi che siamo presi, la nostra testa sta un po' così e un po' cosà. Non ci mettiamo in mente di dire questo fa bene a me se io lo faccio. Ed è importante farlo, anche perché noi siamo un poco abituati a modo nostro. Qualcuno che si converte vuole subito convertire gli altri, ma non cambia se stesso. Aspettiamo che il Signore deve cambiare gli altri. Io lo vedo anche nelle preghiere e posso dirlo, insomma, è buono che lo diciamo. Vogliamo sempre che il Signore cambi quelli che stanno con noi. Però noi manteniamo sempre la nostra posizione. E questa è una disgrazia, perché noi non manteniamo fermo il cammino che facciamo. Addirittura ci sono di quelli che sono stati convertiti, giusto? Non hanno fatto passi di ubbidienza a Dio, non si sono neppure battezzati. Sapete cosa aspettano? Che si converta il marito o la moglie, che non ne vuole sapere, per poi farlo. Ma man mano quel calore viene a scemare, perché quando noi non perseveriamo nelle direttive che riceviamo dal Signore, non andremo meglio, peggioriamo. Ci sia noto questo: quando il Signore ti chiama, tu sei il capofila, tu devi adempiere a tutti i tuoi impegni che prendi col Signore. Perché allora comincerai a vedere cosa fa il Signore. Molti tengono la semenza nel sacco e vogliono raccogliere. Ma Signore, cosa vuoi raccogliere? Non hai ancora seminato, già vuoi raccogliere. Si aspettano, perché si vanno a pescare quelle promesse che promettono nella parola del Signore e li facciamo diventare nostre. E noi quelle ci interessano, poi tutto il resto Dio ti deve benedire, ci piacciono, e gloria al Signore, è vero che ci sono, ma dietro ad ogni cosa ci sono degli impegni presi. Ad esempio nel capitolo 26 della Genesi Dio disse a Giacobbe: resta, non andare in Egitto, resta qui, io ti benedirò. Poi dice: Giacobbe seminò
e fece un grande raccolto. Noi sapete come pensiamo. Tu resta qui, io ti benedirò. E noi ci mettiamo così. E se qualcuno ci chiede che stai facendo, aspettiamo la benedizione di Dio. Cioè Dio deve benedire il raccolto senza che noi seminiamo. No, non funziona così. Quando noi camminiamo con Dio, dobbiamo camminare col Signore e fare quella che è la nostra parte. E Dio farà più di quanto noi ci aspettiamo. Vogliamo parlare di una testimonianza che lasciamo, ma la nostra vita non è cambiata. Oppure cerchiamo di evitare di dare una testimonianza ferma perché ci adattiamo alla circostanza. Il Signore ci deve aiutare, fratello, il Signore ci deve aiutare. Gesù ha detto che quando mettiamo la mano all'aratro e guardiamo indietro, non siamo adatti per il regno di Dio. Quando cominciamo a camminare col Signore, è lì che noi dobbiamo metterci i paraocchi e seguire quello che il Signore ci dice. Poi il Signore vedrà quello che farà. Ma sempre, sempre, sempre. Ci fu un risveglio al mio paese molti anni fa, quando si viveva di agricoltura. Un sacco di giovani e uomini e donne si convertirono. Penso potevano essere intorno a un centinaio. Immediatamente cominciarono le opposizioni, perché il diavolo fa sempre guerra, te li devi aspettare. Si viveva di agricoltura, ma buona parte dei terreni erano della Chiesa. Perché la Chiesa cattolica? Perché le chiese in questi paesi sono ricche. Loro facevano tutto prima. Le chiese hanno i migliori terreni che ci sono e così via. Il prete, per ostacolare chi andava in chiesa, chi frequentava la comunità, cominciarono a chiamarli uno ad uno dicendo: se tu frequenti ancora l'adunanza evangelica, così dicevano, l'adunanza, non il culto, noi ti togliamo il terreno. E allora loro dovevano decidere. Cosa successe? Successe che nel paese la maggioranza, con la paura di togliere il terreno, non andarono più nella casa di Dio. Restarono né carne né pesce, restarono col terreno. Ce ne furono alcuni invece che dissero: no, per me il Signore è più importante del tuo terreno. Io te lo lascio, Dio mi provvederà. Che successe dopo qualche anno? Che quei terreni restarono incolti e il sindaco, il prete e compagnia cominciarono a preoccuparsi. Ritornarono per richiamarli e dire: te lo puoi prendere il terreno. Ma cosa hanno scoperto questi del paese? Che queste persone oneste, quando poi trebbiavano il grano o raccolto di ulivi ed altri prodotti, andavano tranquilli, perché normalmente il padrone doveva andare a verificare quando si faceva il raccolto, mentre questi che perseveravano nella fede con onestà, quando andavano a trebbiare, andavano a chiamare, io mi ricordo mio padre andava a chiamare le sorelle del sindaco: dobbiamo trebbiare, dobbiamo raccogliere le olive. Pasquale, fai tu, non ti preoccupare, noi abbiamo fiducia. Perché? Perché il cammino bisogna perseverare nelle cose che si cominciano a fare. Col Signore, sorella, devi perseverare. Devi prima di tutto cambiare tu. Che tu preghi per gli altri va bene, ma non pensare che tu resti come sei e il Signore cambia gli altri. Devi tu perseverare nella chiamata che hai ricevuto e dopo il Signore ti onorerà. Il Signore ci deve aiutare.
Questa sera vogliamo guardare, perché tutte le volte dobbiamo leggere qualcosa nella parola del Signore, per assimilare e farci un'idea del cammino che abbiamo davanti, secondo le testimonianze della parola del Signore. Ci dobbiamo muovere in quello che dice la parola, perché così cresce la nostra fede, così sfondiamo insieme al Signore. Guardiamo un uomo di fede come Daniele stasera, lo guardiamo insieme e ci rendiamo conto, in tempi molto più difficili dei nostri, qual è stata la loro posizione. Leggiamo insieme in Daniele capitolo 6, verso 6, così ci facciamo un'idea e cominciamo a dire: ma io che voglio fare? Allora, quei capi e quei satrapi, i satrapi era un ordine di autorità, così descrive la parola del Signore. Satrapi era una forma di governo. In parole diverse, quello che noi diciamo stasera: la nostra fede onora Dio. La nostra fede onora Dio e Dio risponde alla fede. Bene, allora questi capi, satrapi, questo ordine del re che custodiva, amministrava le cose del re, vennero tumultuosamente al re e gli dissero: o re Dario, possa tu vivere in perpetuo. Vennero in una maniera, approfittando dell'orgoglio di questo re, e loro, con orgoglio e vanità che aveva, cercavano di mettere delle belle parole per fargli aumentare il volume di questo grande re. Oh re Dario, possa tu vivere in perpetuo. Già l'entrata dava l'impressione, ma dietro le quinte c'era qualcosa di strano. Guardiamo dal verso 6 al verso 9 che cosa leggiamo nello stesso capitolo. Il re Dario quindi firmò il decreto e il divieto. Andiamo dal verso 6 del capitolo 6 al verso 9. Tu chi sei? Tutti i capi del regno, i prefetti e i satrapi, vedete questi categorie di autorità, i consiglieri e i governatori si sono concertati perché il re promulghi un decreto e pubblichi un severo divieto per i quali chiunque entro lo spazio di 30 giorni rivolgerà qualche richiesta a qualsivoglia Dio o uomo, tranne che a te, o re, sia gettato nella fossa dei leoni. Cominciamo a vedere. Possa tu vivere, o re. Avevano già dietro le quinte macchinato. Allora, fratello, sorella, quando tu cominci a camminare col Signore dietro le quinte, il nostro comune nemico cerca di mettere in moto e cercare di fare il possibile per non farti avanzare. Sempre così succede, sempre. Anche Gesù, dopo il battesimo, fu portato nel deserto per essere tentato. Ci sono delle prove che ogni credente deve affrontare e deve sapere che decisione prendere. Il popolo di Israele che uscì dall'Egitto dovette iniziare un cammino e andare in una direzione dove poi il mare, che era difficile a passare, diventò la sua protezione. Ora, o re, promulga il divieto e firma nell'atto perché sia immutabile, conformemente alla legge dei Medi e dei Persiani, che è irrevocabile. Il re Dario quindi firmò il decreto e il divieto. Ecco il trucco. Dietro c'era il trucco, vicino a quell'apparato, perché dovevano fare che cosa?
fermare colui, coloro che adoravano Dio. Questa è un'immagine più chiara che ti può essere di aiuto. Quando tu cominci a camminare con Dio, intorno a te cambiano le cose. Dove la vittoria? La vittoria è la nostra fede, che cominciamo a contare su Dio quando ci parla. Non sono capricci, perché quando inizia la nuova vita dello Spirito nella tua vita, vuole avere il primato. E quando passi attraverso le difficoltà, le sue promesse diventano tue. Quando attraverserai i fiumi, non sarai sommerso. Quando passerai per il fuoco, non ti brucerà. Però se tu ti fermi prima, come ci passi? Non dice se ti dovesse capitare. La parola del Signore dice quando passi, arriva il momento che ci devi passare. Arriva il momento che ci devi passare. Lì che tu devi perseverare. La fede è una cosa seria, fratello, sorella. In questi tre versi sapevano dove potevano pescarlo mancante, cioè come possiamo fare per prendere Daniele con i suoi e trovare qualcosa che possa toglierli dal fare quello che fanno. Vedete che interesse, non pensano più le cose che devono fare, si interessano che fai tu quando cominci a camminare col Signore. Ogni cosa che tu fai sei sotto osservazione, ma tu, guarda che esempio abbiamo, ma ce ne sono migliaia nella Bibbia, ma tu nel momento che ti sei accertato che lo Spirito Santo comincia ad operare nella tua vita, ti devi mettere i paraocchi e devi seguire man mano che ti dà luce, perché la parola di Dio ti dà luce, una luce che è più veloce della luce, perché la parola del Signore, alimentata dallo Spirito Santo, quando entra dentro di te, scende nella profondità del tuo cuore e scende nei bassifondi del tuo essere in un modo tanto veloce e tanto rapido che tutte le caverne che sono dentro di te e tutte le miniere che ci possono essere, la parola del Signore attraverso la tua coscienza porta luce per darti il discernimento che tu devi avere. Dove ci passa l'alimentazione dello Spirito Santo attraverso i canali della nostra coscienza e del nostro essere? Non ci può passare nessuno, solo lo Spirito Santo che porta luce e dà forza. Quando si dice di luce, che cosa? Scende in profondità nella nostra vita e arriva fino nei nostri sentimenti più profondi. Non ci può entrare in un altro modo in quel reparto, ci può entrare solo lo Spirito di Dio che illumina. Se ci vuoi entrare con il coltello per aprire, trovi tutta carne. Se non c'è un altro modo, è lo Spirito di Dio che ti dà la luce di come devi camminare, ma tu ti ci devi mettere e seguirlo. Che cosa guardiamo qua? Impegnato, cioè sapevano dove potevano pescarlo mancante, perché era impegnato con Dio. A lui aveva preso un impegno, se tu guardi nel capitolo 1, nel verso 6, dal verso 6 al verso 8, di fronte alle circostanze avverse che lungo il percorso si trovava, non cede, non viene meno. Lui continuava allo stesso modo. Quando gli vietarono, in un altro passaggio troviamo che gli vietarono di inchinarsi, lui continuava ancora ad aprire le finestre verso Gerusalemme e tre volte al giorno pregava. Fratelli, sorelle, per amore del Signore, noi dobbiamo cambiare, io devo cambiare insieme con voi. Dobbiamo comprendere che queste cose sono cose serie. Qui c'è vita
è vita abbondante, ma noi dobbiamo perseverare. Si appellarono all'orgoglio e alla vanità di Dario, con quelle parole così dolci, superficiali, stavano cercando e ci riuscirono. Riuscirono con Dario, riuscirono con il re, riuscirono a fare tutta la trappola che volevano, ma la trappola a Daniele non gli interessava proprio. Signore, aiutaci a comprendere. Dobbiamo perseverare in quelle che sono le direttive che ci dà il Signore. Guardiamo nel verso 22 dello stesso capitolo che cosa succede. Non è un momento facile. Il mio Dio era passato, era andato, avevano portato a destinazione tutta l'operazione. Fratelli, noi non ci dobbiamo sottrarre. Dobbiamo cercare intelligentemente di fare il meglio che possiamo, ma quando cominciano ad entrare, a toccare quella che è la scelta che noi abbiamo fatto di servire Dio, ci devono essere dei picchetti. Fin qui puoi arrivare, oltre a questo no. Cioè, se tuo marito non è convertito, quando è l'ora del culto, tu cerchi tutti i modi come andare al culto, come andare in chiesa. È chiaro che gli devi preparare la cena e tutto quello che gli serve, perché non deve lamentarsi di niente. La tua vita deve essere una testimonianza che c'è un cambiamento. L'unica cosa che deve essere diversa è quella della fede. Ma se tutto il resto funziona, funzionerà anche quella della fede, perché lì hai l'aiuto del Signore. Il mio Dio ha mandato il suo angelo e ha chiuso la bocca dei leoni, che non mi hanno fatto alcun male, perché io sono stato trovato innocente nel suo cospetto. E anche davanti a te, o re, non ho fatto alcun male. Dal verso che abbiamo letto 9 al 22 è passato uno spazio di tempo che la difficoltà non mancava, ma Dio è fedele. Se tu lo stai attraversando per onorare Dio, tieni per certo che tu avrai una vittoria che non finisce mai. Tu vedrai delle testimonianze potenti nella tua vita, perché Dio è con te. E se Dio è con te, chi può essere contro di te? Non c'è nessuno. La domanda può essere fatta al contrario: se Dio non è con te, chi resta con te? Nessuno, te lo posso già dichiarare, perché tu fai contenti a tutti, ma alla fine ti trovi sempre solo, perché tu non riesci mai. Invece se tu ti metti sul sentiero di Dio, lo onori con come Egli richiede, come ti guida attraverso lo Spirito Santo, e la sua parola che ti dà delle risposte, sai quante risposte ti dà il Signore quando tu ti ci metti con attenzione? Mentre noi amministriamo la parola, tu non puoi immaginare lo Spirito Santo quante risposte dà a cuori che hanno bisogno di risposte, perché lo Spirito Santo attiva la parola, la ravviva e fa comprendere al cuore che aspetta la risposta: questa è la risposta per te. Sente come una luce che si apre, benedetto sia il Signore. Perché Dio si fa conoscere quando noi lo vogliamo seguire. E fin qui c'è la testimonianza di Daniele. Noi vogliamo delle testimonianze che gli altri sappiano, senza che abbiamo fatto una scelta. Ma questa scelta, vediamo che risultato ha dato. Leggiamo nel verso 25 dello stesso capitolo. Allora il re Dario scrisse a tutti i popoli, a tutte le nazioni e lingue che abitavano su tutta la terra: la vostra pace abbondi. Passa al verso 26. Io decreto che in tutto il dominio del mio regno si tema
e si tremi nel cospetto dell'Iddio di Daniele, perché egli è l'Iddio vivente che sussiste in eterno. Il suo regno non sarà mai distrutto e il suo dominio durerà sino alla fine. Passa al verso 27. Egli libera e salva e opera segni e prodigi in cielo e in terra. Egli è quel che ha liberato Daniele dalle branche dei leoni. Vai avanti al 28. E questo Daniele prosperò sotto il regno di Dario e sotto il regno di Ciro il persiano. Guardiamo al verso 29 che dice. O non c'è? Va bene, allora ci fermiamo. Io non dico mi sono spiegato, ti voglio chiedere, sorella, hai capito? Se Daniele evitava quei passaggi che lo stringevano, se si fosse barcamenato nel dire Signore, tu sai, il re che devo fare? Vabbè, io mo mi piego, tanto tu già sai, il mio cuore tu già lo sai. Questi piagnucoli con il Signore non si possono fare, perché Dio, se ti lascia passare per mantenere alta la tua testimonianza, Lui sa quello che fa. Avete visto la lettera del re che ha fatto a tutte le nazioni, e aveva un grande potere intorno. Il potere era così grande, la testimonianza di quell'unico portò la testimonianza in tutto dove regnava il re, ordinato dal re. Perché? Perché la prova bisogna affrontarla. Se viene una prova, noi dobbiamo mantenere saldo il nostro rapporto con il Signore. Ci sono dei costi. Certo, le cose che costano hanno valore, quelle che non costano niente non valgono niente. Tutte le cose che non costano niente valgono niente. Quelle che costano è perché hanno un valore. Il valore della fede, la perseveranza nella fede, il restar saldi nel servire il Signore. Il Signore cambia le cose. Che bello. Dal 26 al 28 ci sono tre versi speciali. Li vogliamo rileggere? Rileggiamolo. Giusto per avere un'idea, poi ti vai a leggere tutto quello che abbiamo detto. Il re che fa la lettera, ma dopo il risultato, satrapi e tutti quelli che c'erano prima non hanno più nessun valore per il re, perché Dio, quelli che onora Dio, non li può disonorare nessuno. Io onoro, dice Dio, quelli che mi onorano. Cosa stava facendo Daniele in quella circostanza? Stava onorando Dio, perché lui sapeva in chi aveva creduto. Il re cambia la scena. Io decreto che in tutto il dominio del mio regno si tema e si tremi nel cospetto dell'Iddio di Daniele, perché egli è l'Iddio vivente. Questo è l'Iddio che noi serviamo, questo è l'Iddio che noi stiamo camminando insieme, questo è l'Iddio di Israele, questo è l'Iddio Padre del Signore Gesù Cristo, questo è colui che per i meriti di Gesù Cristo ci ha aperto la strada di avere comunione con Lui. Benedetto sia il Signore, benedetto sia il Signore. Questo è Dio che noi amministriamo la sua parola. In questo, Signore, abbiamo creduto. È questo che tu hai bisogno che operi nella tua vita e che ti dia la forza che tu hai bisogno. Perché egli è l'Iddio vivente che sussiste in eterno. Il suo regno, il regno di Dio, non quello del re, non sarà mai distrutto e il suo dominio durerà sino alla fine. Passa al verso 27. Egli libera e salva. Stasera possiamo andare a Lui. Vedi che testimonianza.
libero e salvo. Se ha tirato fuori Daniele dalla fossa dei leoni, con tutta quella gente che si aspettava la mattina, ed anche il re non dormì, si aspettava di fare una grande festa. Chissà quanti ce ne sono, e il diavolo soprattutto vuole fare una grande festa. Dio ti fa comprendere, egli libera e salva. Noi adesso andiamo in preghiera, esattamente come fece Daniele, e opera segni e prodigi in cielo e in terra. Egli è quei che ha liberato Daniele. Daniele era in sua presenza, perciò abbiamo bisogno delle testimonianze, non di seconda mano, che ci aiutano, sì, ma quelle personali. Lui aveva toccato Daniele, aveva visto i leoni, la notte non aveva dormito, la testimonianza era fresca, vivente e forte. Egli è quel che ha liberato Daniele dalle branche dei leoni. Verso 28. E questo Daniele prosperò. Ecco come cambiano le cose. Io ho parlato di Atena, del mio paese. Ma sempre così fa il Signore. Quando noi ci manteniamo nella posizione che il Signore ci ha chiamato, ci sono dei costi da pagare, certo. Ma ne vale la pena, perché se no resti un religioso che va in chiesa una vita e non fai mai la volontà di Dio. E magari gli dici tutti i giorni sia fatta la tua volontà. Lui ti dice sia fatta la tua volontà, ma tu stai facendo la tua. No, dobbiamo fare quella del Signore e incamminarci in quel modo. E questo Daniele prosperò sotto il regno di Dario e sotto il regno di Ciro il persiano. I re incominciarono poi a rivedere in quel testimone che aveva retto all'esame ed era risultato vincente. Noi siamo più che vincitori con il Signore Gesù Cristo. Prima che preghiamo, cantiamo un bel canto insieme e poi andiamo al Signore. Egli è quel che libera, Egli è quel che salva, Egli è lo stesso Dio, e grazie a Dio per testimonianze come queste, perché ci aiutano ad andare fiduciosi al Signore, perché Dio risponde. Cantiamo il cantico Cambia il mio cuore. Se abbiamo modi diversi, chiediamogli che ci cambi, che ci cambi, che ci armonizzi con la chiamata. Cambia il cuore mio, fa che sia sincero. Cambia il cuore mio, che sia come te, come Gesù. Benedetto sei, Signore. Cantiamolo insieme. Mettiamoci insieme, avviciniamoci al Signore, chiediamoglielo col cuore. Fai che sia sincero, cambia il cuore mio, che sia come te. Cambia il cuore. Cambia il cuore mio, voglio essere che sia come te. Tu sei il vasaio, l'argilla di modellarmi. Cheers.
andare nelle mani di Gesù, il Figlio di Dio. La tua anima e il tuo cuore soddisferà tutte le cose in cui ti appoggi. Lascia che le prenda Lui, e ripieno del suo spirito sarai. Gesù, oh Gesù, riempici a desiderare proprio che questo accada, desideralo che accada su di te, lì dove sei tu insieme con noi e noi insieme con te, perché andiamo uniti al Signore, lasciamo tutte le altre cose, avviciniamoci col cuore a Lui. Cantiamo un altro canto, Io credo in te Gesù, cantiamolo insieme e poi preghiamo il Signore. Benedetto sei, Signore. Gloria al tuo nome, a te, mio Dio, affido me stesso con ciò che io sono. Per te, Signore, il mondo mio è nelle tue mani e sono tuo per sempre. Diciamoglielo col cuore. Prendiamo una santa decisione come fece Daniele. Si mise in cuor suo di non contaminarsi con le vivande del re e perseverò fino alla fine. Facciamo così anche noi. Affido me stessa con ciò che sono per te, Signore. Il mondo mio è nelle tue mani, io sono tuo per sempre. Credo in te, Gesù, appartengo a te, Signore, è per te che io vivrò, per te io canterò con tutto il cuore.
Benedetto sia il Signore. Vuoi mettere Daniele capitolo 6, verso 28? Così ci poggiamo su quello che ha detto Benedetto, verso 27, scusami. Egli libera e salva e opera segni e prodigi in cielo e sulla terra. Egli è quei che ha liberato Daniele dalle branche dei leoni. Vedete, noi vogliamo andare proprio a questo Dio, per i meriti di Gesù Cristo, perché Egli libera, ti libera dalla posizione dove tu ti trovi. Egli ti salva dalla posizione che tu hai bisogno di essere salvato. Qui è un dato di fatto, è una verità di un re che è lì con questa persona davanti, medesimati in questa situazione, perché era lì e non era stato con il gatto la notte, era stato con i leoni, nella fossa dei leoni. Dio aveva fatto diventare, i leoni erano diventati il suo cuscino, benedetto sia il Signore. Era stato pure caldo, perché Dio è colui che libera, è colui che salva, è colui che opera segni e prodigi in cielo e in terra. È l'Iddio che ha liberato Daniele questa sera. Vuole operare nella tua vita e nella vita di coloro che noi presentiamo al Signore, perché l'Iddio ab eterno. Oggi abbiamo ancora una possibilità bellissima, quella di non portare sacrifici, ma il sacrificio perfetto lo ha offerto Egli stesso, il Figlio che si è dato, e attraverso lo Spirito Santo comunica la sua presenza dove siamo noi. Andiamo a Lui, preghiamo insieme al Signore. Signore, ti ringraziamo perché le tue testimonianze, quando entriamo nella tua parola, oltre a quelle che noi abbiamo di prima mano, la tua parola è ricca di eventi dove coloro che hanno intrapreso un cammino con te sono andati avanti di vittoria in vittoria, perché tu sei il Dio della vittoria. E noi ti ringraziamo, Signore. Noi ti benediciamo questa sera, perché ci è toccata una sorte speciale. Ci hai messo in una posizione dove stiamo acquisendo conoscenza dell'Iddio vero, creatore dell'universo. Grazie per la posizione che noi siamo, Signore. Grazie perché tu ci hai messo in un contesto dove possiamo nutrirci di questa fede in te, perché ci possiamo poggiare su di te. Ti ringraziamo per averci fatto nascere dove siamo nati, per essere cresciuti dove siamo cresciuti. Ti ringraziamo che anche in questo momento tu ti abbassi fino a noi con lo Spirito tuo Santo, dimostrandoci la tua grandezza, le tue grandi opere, la verità delle tue grandi opere e la verità del tuo grande potere. Noi ti ringraziamo, Signore, ti benediciamo, ti lodiamo. Sappiamo, Signore, che mentre siamo nella tua presenza, mentre ti lodiamo e ti ringraziamo, il nostro cuore riconosce la tua grandezza, perché le tue opere ci parlano, la natura che ci circonda, tutto quello che tu hai fatto e fai. Ma questa sera, Signore, noi veniamo a te per lodarti, benedirti, ringraziarti, glorificarti, e ti vogliamo presentare anche i nostri bisogni. Noi crediamo fermamente che nella posizione che si trovava Daniele non aveva un'altra strada se non di venire a te nelle sue preghiere, e tu gli davi uno spessore interiore per sostenerlo nella prova. Questa sera, Signore, ti vogliamo presentare quanti hanno bisogno
di uno spessore di fede per sostenere la prova in cui si trovano. Signore, noi li presentiamo a Te, ma noi abbiamo la certezza nel nostro cuore che Tu fai al di là di quello che noi possiamo immaginare, perché le prove delle Tue grandi opere riempiono il nostro cuore, ampliano la fede e poggiamo ogni cosa nelle Tue mani. Signore, Tu vedi quanti bisogni ci sono che vengono esposti nella Tua presenza. Quante necessità ci sono, quanti pesi e quanti, Signore, sono talmente pesanti che non ce la fanno più. Per amore di Gesù Cristo Ti chiediamo, Signore, abbassati, abbassa il tuo potere come hai fatto con Daniele, che non sei sceso sulla terra ma al di sotto, nella fossa dei leoni, sei sceso in profondità per soccorrerlo. Abbassati, Spirito Santo di Dio, abbassati su colui che in questo momento sta appoggiando i suoi pesi su di Te. Esprime con tutto il cuore le sue necessità nella Tua presenza. Tu sei il Dio della risposta. Mentre continuiamo a restare nella Tua presenza, invochiamo lo Spirito Tuo Santo che operi in un modo speciale. Gesù, Figlio dell'Iddio vivente, Tu hai detto che trasferisci nella nostra vita attraverso il Consolatore che porta notizie speciali ad ogni cuore attraverso la coscienza alimentata dallo Spirito Tuo Santo. Per amore del Tuo nome Ti chiediamo, Tu vedi mentre siamo nella Tua presenza quante mani alzate sono verso di Te, in segno di arrendimento, mani che si alzano come dire: Signore, io ho bisogno di Te, come dire: Signore, io sono qua, non riesco a spiegarti tutto, ma so che Tu mi vedi e so che Tu rispondi. Questa sera, per amore di Gesù Cristo, rispondi alla domanda di quanti, Signore, in sincerità sono aperti nella Tua presenza. Siamo tutti insieme. Signore, noi ci mettiamo insieme. Tutti, dovunque, Signore, siamo disseminati, veniamo a Te di pari consentimento per dirti: abbassati col Tuo potere e che lo Spirito Tuo Santo operi e che porti salvezza per chi ha bisogno di salvezza, liberazione per chi ha bisogno di liberazione, Signore, risposte personalizzate come Tu hai fatto con Daniele. Il suo singolo bisogno non era oscuro nella Tua presenza. Noi Ti ringraziamo per la grandezza e per la luce che Tu hai e dai a coloro che camminano con Te. Signore, Ti presentiamo uno per uno tutti coloro che siamo insieme, perché Tu possa rispondere. Signore, mi faccio portavoce di tutti quelli che insieme siamo di pari consentimento per dire: Signore, rispondi per la gloria di Gesù Cristo, perché Tu hai un potere che noi non possiamo immaginare. Tu sei grande, Tu sei grande, Tu sei grande. Mentre continuiamo a restare nella Tua presenza, permetti ai nostri cuori di aprirsi in fiducia davanti a Te, perché Tu possa operare per la gloria di Gesù Cristo. Continua l'opera Tua, Signore. Mentre restiamo davanti a Te, sappiamo che Tu sei il Dio della risposta. Per Te non ci sono difficoltà. Sappiamo che le cose impossibili agli uomini sono possibili a Te. Sappiamo che Tu sei lo stesso ieri, oggi e in eterno. Le testimonianze di ieri sono come di oggi, perché Tu sei l'eterno presente. Ti ringraziamo mentre restiamo davanti a Te e ci aspettiamo, Signore, che Tu dai le risposte appropriate ad ogni cuore, secondo il piano della Tua volontà. Te lo chiediamo insieme
ed insieme ti ringraziamo nel nome potente di Gesù Cristo. Alleluia, benedetto tu sei, Signore, benedetto tu sei, Signore, benedetto tu sei, Signore. Alleluia.
affido me stessa con ciò che sono per te, Signore. Il mondo mio è nelle tue mani, io sono tua per sempre. Io credo in te, Gesù, appartengo a te, Signore, è per te che io vivrò, per te io canterò con tutto il cuore. Seguirò ovunque tu sei, Signore. Benedetto sia il Signore per questo tempo che possiamo restare insieme. Siamo certi che il Signore fa delle cose speciali nella nostra vita. Quando noi aderiamo a quelle che sono le indicazioni che troviamo nella Sua parola, stiamo certi che o prima o un po' più tardi Dio risponde. E questa è la certezza che abbiamo perché lo viviamo. Quando noi camminiamo col Signore, Egli ci dà occhi da vedere. Prima che chiudiamo, vogliamo cantare quel canto che dice «Cambia il cuore mio», che il nostro cuore si possa modellare per fare meglio la volontà del Signore. E poi vediamo le cose come cambiano rapidamente, perché quando lo seguiamo veramente con tutto il cuore, allora vediamo la presenza dello Spirito Santo come sa energizzare in un modo potente il nostro cammino con Lui.
ed Egli ci dà tutta la luce necessaria che abbiamo bisogno. Cantiamolo insieme e poi ringraziamo il Signore. Fai che sia sincero, cambia il cuore mio, che sia come te. Cambia il cuore mio, cambia il cuore mio, fa che sia sincero, sincero. Cambia il cuore mio, voglio essere, che sia come te. Sei vasaio, l'argilla di modellarmi, io ti prego di cambia il cuore mio, fa che sia sincero. Lascia che le prenda lui, e ripieno del suo spirito sarai. Gesù, oh Gesù. Ringraziare il Signore insieme, ringraziamolo. Signore, ti ringraziamo per la possibilità che ci dai di essere insieme con te e tra di noi. Continua l'opera tua in ognuno di noi, continua a rispondere ai bisogni del tuo popolo, continua a benedire il tuo popolo, mantienici uniti, legati dal legame della comunione dello Spirito tuo Santo. Te lo chiediamo insieme ed insieme ti ringraziamo per Gesù Cristo, il Signore. A te rendiamo lode, onore e gloria. Amen, amen, amen. Continuiamo a restare in quell'atmosfera di ristrutturazione. Quelle cose che hanno parlato al nostro cuore, conserviamole, non li disperdiamo subito nelle faccende, nelle discussioni o diversamente. Manteniamoci stretti al Signore
e permettiamo allo Spirito Santo di continuare ad operare nella nostra vita, perché Egli man mano ci darà sempre più luce, più forza, più risposte e più ci sentiamo uniti al Signore in questo cammino di fede con Lui. Dio ti benedica, pace, ci vediamo domani mattina, Dio piacendo, alle 10:30 per il culto di adorazione, che insieme onoriamo tutto il Signore. Abbiamo delle richieste di persone che vogliono essere battezzate, se anche tu sei tra quelli, decidilo, ce lo fai sapere e faremo i battesimi. Quando tu vuoi ci chiami e ti facciamo sapere il giorno che puoi venire e insieme continuiamo a lodare e a benedire il Signore. Dio ti benedica, pace.